Eccoci, buonasera a tutti, buonasera anche oggi per questa nuova puntata, nuovo appuntamento con Radio Crisi. Un saluto a tutti voi che vi state collegando. Ormai è diventata una abitudine serale quella di Radio Crisi e oggi peraltro è una giornata in cui ci sono tante, tante novità importantissime. Su questa crisi e sulla possibile soluzione alla crisi. Saluto Stefania, Aldo e tutti voi che vi state collegando. Arriva ovviamente anche Giovanni Diamanti tra un secondo. Saluti a Riccardo, a tutti voi che vi state collegando, che state scrivendo. Giornata che attendevamo. Ciao Giovanni. Eccoci qua, ciao a tutti. Ben trovato. Dicevo, oggi è una giornata che aspettavamo ormai da un po' perché insomma ci aspettavamo delle risposte, no? Importanti su Draghi. Io Sicuramente una partirei. delle prime risposte, direi. Partiamo da qui, cioè proprio da un flash. Su quello che è successo oggi, come sempre un piccolo riepilogo e poi parliamo un po' di scenari. Oggi Draghi ha incontrato 5 Stelle e Lega, che erano i due partiti forse più importanti in questa fase delle trattative. I 5 Stelle hanno, diciamo, fatto un'apertura, anche se un po' involuta nel linguaggio da parte di Crimi, e dall'altra parte abbiamo avuto questa apertura. Forse più ampia del previsto, te lo chiedo tra un Sì, secondo, cosa ne pensi di Salvini? ti dico già che lo condivido, tra l'altro. E partiamo qui, cioè Salvini, leader della Lega, ha detto c'è sintonia con Draghi, è sembrato quasi europeista, no? Che colpisce un po' per chi segue la politica. E come leggi questa apertura così convinta di Salvini a Draghi, dopo che, insomma, nei giorni scorsi sembrava esserci più di qualche titubanza, no, da parte sua. Ma alla fine ha preso una scelta e ha fatto una mossa strategica chiara, e a un certo punto, quando si decide, è giusto farlo così e non con mezze parole, non sembrando indecisi. Ha deciso di dare le carte e di scegliere un posizionamento chiaro per la Lega, spiazzante. Ha spiazzato un po' tutti e messo in difficoltà molti, soprattutto nel Partito Democratico e nei 5 Stelle. E secondo me ha fatto una bella mossa. Quello che chiedo io a te è: c'è un limite forse in questa mossa? Perché alcuni sondaggi dicono che questo governo non è apprezzatissimo tra gli elettori leghisti. Forse è questo l'unico vero limite che vedo oggi nella scelta di Salvini. Questo è un tema, intanto scusate, ma è rimasto chiuso fuori il gatto, quindi mentre rispondo vado a riaprirgli. Allora, sì, infatti la cosa interessante è che se vogliamo, diciamo, Salvini era un po' all'angolo, no? Nel senso che l'idea era che, insomma, tutta una base comunque coltivata nel tempo. Con messaggi anche euroscettici e sovranisti potesse non capire questa linea, questa svolta moderata e eccolo qua, il gatto è tornato, scusatemi. E Qual è paradossalmente, segno? no, è paradossalmente quasi europeista nei toni, no? Addirittura Salvini ha detto da ministro interno ho difeso i confini europei, che è una cosa che insomma può forse avere una logica detta adesso, ma ci colpisce molto. Dall'altra parte, credo che questo gioco, diciamo così, di Salvini, questa mossa tattica di Salvini, abbia messo all'angolo, così come era all'angolo lui fino a ieri, un po' il Movimento 5 Stelle e un po' il PD. No? In queste ore si leggono anche ricostruzioni, penso al pezzo di Pietro Salvatore su Huffington Post, che dicono che il PD adesso è in un certo imbarazzo perché è salito a bordo ovviamente il governo Draghi, forse quando pensava che Salvini non sarebbe salito, e adesso si trova nella
condizioni in cui potrebbe dividere il tavolo del Consiglio dei Ministri con Matteo Salvini. Direi Tu che è come quello che devi vedi, dire. diciamo, il punto di vista del PD a oggi? Non si può tirare indietro e non penso intenda No, farlo. non poteva neanche se da subito Salvini avesse detto di sì, il PD ha una scelta obbligata su Draghi, sia per posizionamento europeista, non risponde solo alla propria dirigenza, non risponde solo ai propri elettori, risponde anche agli alleati europei, sia ha comunque una vicinanza e dei doveri verso il Presidente della Repubblica che gli impedirebbero scelte alternative. Ha una scelta obbligata e la situazione è meno positiva di quanto sembrasse. Diciamo che la coalizione Ursula sarebbe piaciuta molto di più al PD, perché a quel punto erano Sicuramente. loro a dividere il centrodestra e a rimanere uniti. Qua il centrodestra rimane diviso, ma apre crepe notevoli all'interno di entrambi i partiti, PD e 5 Stelle. Domanda, diciamo, collegata a questa. Insomma, alla fine la Lega aveva due possibilità, essenzialmente tre possibilità forse, cioè entrare, stare fuori. E un po' una via di mezzo, un'astensione, un appoggio esterno. Secondo te, come dire, il Partito Democratico potrebbe andare verso una direzione intermedia? Oggi è circolata questa ipotesi, poi è stata smentita dal PD, ad esempio quella di un appoggio esterno. Pensi che ci sia questa prospettiva o confermi che, insomma, il PD non ha alternative a entrare e entrare al 100% in questo governo? Per me il PD non ha alcun tipo di alternativa, mi pare difficile che qualcuno ai vertici del PD possa pensare alternative. Risponde a un elettorato molto filo Draghi, risponde a alleati europei che molto molto filo Draghi e non può certo tradire il Presidente della Repubblica che nel Partito Democratico ha un certo peso. Per te invece è Moltissimi. Io possibile? penso di no, anche perché il Partito Democratico ha un po' nel DNA, no, lo spirito governista, chiamiamolo così, e onestamente penso che farebbe fatica a chiamarsi fuori da questo tentativo. Capisco che però abbia, diciamo, dei motivi di imbarazzo oggi che non aveva ieri con uno schema che assomigliava di più a un governo, diciamo, Ursula. E per i 5 Stelle, per la verità, i motivi di imbarazzo c'erano già ieri, perché comunque dire di sì a un governo con Berlusconi era comunque un grosso boccone, no? Amaro da mandare giù per il 5 È Stelle. vero, Forse anche loro comunque avrebbero preferito tenere fuori Salvini, soprattutto dopo la crisi del 2019, no? Quando ci fu proprio la rottura tra i 5 Stelle e la Lega. tra l'altro vedo che il titolo di domani, il quotidiano diretto da Stefano Feltri, è proprio il PD al bivio, restare fuori o governare con Salvini. Io non lo vedo possibile, ma non ci stupiamo più di nulla, Lorenzo, non so come la vedi No, te. decisamente, decisamente. Vedo tantissimi commenti, molti sono su Salvini e sulla scelta di oggi. Marco dice: Salvini è riuscito allo stesso tempo a passare da responsabile e a far passare da irresponsabili, immagino, potenziali PD e LeU. Quello che ha detto Salvini, in realtà, in contraddizione con quello che aveva detto l'altro ieri, è: ma come, la Lega non metterà mai dei veti, no? Semmai sono altri che vogliono mettere i veti sulla Lega. 2 giorni fa Salvini, fuori dai gruppi a Montecitorio, aveva detto: Draghi deve scegliere o Grillo o noi. Quindi i veti c'erano stati, evidentemente. Poi non so se per tatticismo, per convinzione piena, sta di fatto che la posizione è cambiata da parte di Salvini. Quindi adesso, diciamo così, può passare un po' da responsabile, come ci dice Marco. Ma tu pensi che ci sia un elettorato di centrodestra più moderato che può apprezzare questa mossa? Si parla tanto del partito del PIL, no? Il Nord, oppure Secondo me, perde più di quanto guadagna? no, secondo me ci sono due tipi di leghe al momento, c'è una lega più populista e più nazionalista come posizionamento e c'è una lega del nord più classica
che è molto più legata al cosiddetto partito del PIL, molto legata a pezzi di Confindustria e più europeista. Quindi io penso che quella Lega abbia avuto il suo peso in questa scelta. Si dice che i governatori del Nord abbiano spinto molto affinché Salvini desse l'ok al governo Draghi e che probabilmente questa è una scelta che mette in... Che fa, questa è una scelta che fa una cioè che testimonia che la Lega fa una scelta al suo interno, tra due linee, quella di Borghi Bagnai e quella di Giorgetti, Zaia e via dicendo. Adesso addirittura Borghi e Bagnai ho visto meno critici nei confronti di Draghi e dell'Europa, quindi mi pare ci sia una scelta di campo quasi della Lega. Poi si fa Tu presto a cambiare idee in Italia, eh. no, sicuramente, diciamo che questa crisi lo testimonia ancora una volta. Ti chiedo una cosa molto veloce su, insomma, dicevi prima Borghi, Bagnai, le sensibilità all'interno della Lega. Secondo te, come dire, è un po' passata la stagione del sovranismo spinto? C'è la percezione che, per quanto, diciamo, ovviamente da una prospettiva di centrodestra, ma convenga sposare una linea più moderata nei confronti dell'Europa? Oppure questo rischia di essere un boomerang per Salvini, che alla sua destra ha Giorgia Meloni, che potrebbe essere l'unica opposizione di questo governo Draghi? Vediamo cosa farà anche questo governo, non è rilevante tutto questo. Io penso che la Meloni abbia praterie, nel senso che, come ci dicevamo i giorni scorsi, ciascuna scelta apre opportunità e rischi per tutti i partiti. Certo. I rischi della Lega sono di allontanarsi da un pezzo di elettorato anti-Draghi, anti-Europa e di lasciarlo tutto in balia di Giorgia Meloni che ad oggi potrebbe essere l'unica vera opposizione. Ma Vediamo. Ti leggo il titolo di Libero di domani, vai. che è Salvini apripista, ma la maggioranza adesso rischia di essere una bolgia. Quindi ci sono dubbi anche a destra, in realtà, su questa scelta di Salvini. Beh, è chiaro, immaginarsi un tavolo del Consiglio dei Ministri con Salvini, Speranza, Tajani, Zingaretti e la Bellanova, insomma, è sicuramente interessante, no? Come scenario. Mi ricorda, chi segue la politica da qualche anno sa a cosa faccio riferimento, quando Berlusconi, nel confronto con Prodi, mi pare il secondo, nel 2006, iniziò a descrivere il potenziale tavolo, no? Delle riunioni del centro-sinistra con Pannella, Bertinotti, Mastella, eccetera. Ti Esatto, ricordi? sì, ricordo molto bene. Si trova ancora su Dipingeva YouTube il video. dipingeva Gruppo di questo quadretto. appassionati. Lì era l'epoca del bipolarismo, adesso non saprei più che forma dare al nostro assetto Adesso politico. è più un governo loro malgrado, però comunque sarà un governo vero. Ma A te senti, vengono in mente governi simili come composizione? in No, Italia, sto non rientrando. necessariamente in Italia. In Italia non proprio non me ne vengono in mente, devo dire. Ma Ma sai, in Italia, se uno vuole, può pensare appunto ai precedenti di governi tecnici o simili. Governo Monti aveva comunque una base molto larga in Parlamento, no? però non da Salvini a Leu. Soprattutto non li aveva al governo direttamente gli esponenti politici. E questo mi permette di farti un'altra domanda, cioè a me pare, e lo hanno detto in molti osservatori, che le parole di oggi di Salvini, insomma, possano preludere a una sua partecipazione diretta al governo come ministro, che sarebbe diciamo uno scenario interessante politicamente. Logicamente. Tu ci credi? E domanda, diciamo, in subordine, pensi che lo stesso dovrebbero fare gli altri leader? Di Maio, Zingaretti, Conte. Non è facile come domanda, nel senso che il leader garantisce politicamente il governo, il leader dà un profilo di peso dal punto di vista del governo politico, però è veramente fatico a vedermi. Ma non solo Zingaretti e Salvini
al governo assieme, ma addirittura anche Renzi e Zingaretti, anche Renzi e Salvini, cioè parliamo veramente di persone che sono fatte la guerra in questi anni, tra loro. Anche se Renzi, Salvini iniziano ad esserci un po' di ricostruzioni, cito quella di Bloomberg che è uscita nelle scorse ore, che insomma fanno pensare che Renzi abbia in un certo senso giocato la crisi in questo modo, anche perché diciamo, aveva avuto rassicurazioni che Draghi avrebbe accettato l'incarico, e forse non si può escludere quello che era uscito nei giorni scorsi. Cioè che tra Salvini e Renzi ci fosse un punto di contatto, una modalità di coordinamento in questa crisi con, diciamo, un nemico comune che è stato poi soccombente, no, in questa crisi, che è Conte. Secondo te è plausibile che ci sia stato un pezzo di lavoro di squadra tra i due Mattei in questa circostanza? Penso sia plausibile che Renzi abbia cercato molto Salvini, mi pare difficile, non mi pare un tipo da sponde, anche perché più volte anche recentemente ha ricordato un po' di, insomma, anche recentemente c'è stato uno scontro molto diretto tra i due, non ha mai usato mezze parole su Renzi, Salvini, anzi. Non me li vedo lavorare davvero insieme fino a questo punto. Cioè, ogni tanto ci sono machiavellismi eccessivi. Però, ripeto, una cosa che continuiamo a dirci è: ormai in Italia non ci stupisce più di niente. Decisamente, ci sono tantissimi commenti e domande. Insomma, è ovvio e necessario il saluto alle bimbe di Draghi che si manifestano anche stasera, che salutiamo. Mauro dice: è possibile che al secondo giro di consultazioni, quando si va più sul concreto, qualche partito esca? Non, quindi è elemento molto importante, perché da lunedì pomeriggio fino a martedì sera sono previste le nuove consultazioni, secondo giro con i partiti. Lì si dovrebbe andare un pochettino più sul sodo, no? I 5 Stelle, ma anche la Lega, hanno detto: valutiamo, siamo disponibili, ma poi sarà nel secondo giro di consultazioni che si ufficializzeranno le posizioni. Effettivamente, se qualcuno vuole tirarsi fuori, forse potrebbe farlo dopo il secondo giro di consultazioni. Secondo te chi è più probabile? Bella domanda. Diciamo che i 5 Stelle hanno dei motivi per star fuori da questo governo. Hanno anche dei motivi per starci dentro, evidentemente, soprattutto chi nel 5 Stelle ha delle più che ambizioni ministeriali da difendere. Credo che nel 5 Stelle non sia interamente sopita, però, la cosa. Penso che ci siano ancora delle divisioni. Per certi versi al 5 Stelle potrebbe anche convenire star fuori da questa operazione, un po' per motivi simili a quelli di Giorgia Meloni, se vogliamo, no? Cioè puntare sul ricostruirsi. Nel caso di Giorgia Meloni non c'è questa necessità, perché è stata sempre all'opposizione, per la verità, ma a maggior ragione per i 5 Stelle l'idea di ricostruirsi un po' una identità politica più vergine, meno compromessa, potrebbe essere una scelta politicamente sensata, Certo. però non penso succederà. Certo, no, no, è assolutamente possibile. Anche l'EU, Leu con si è Salvini, già mezza tirata fuori, eh? sì. Però comunque c'è questa alleanza PD-LeU 5 Stelle che proveranno a tenere unita fino all'ultimo, anche perché comunque l'alleanza uscirebbe molto indebolita se uno dei tre non partecipasse. Eh sì, questo è evidente, l'abbiamo detto già nei giorni scorsi. Insomma, alla fine questo schema giallo-rosso, 5 Stelle, PD, LeU, LeU tra parentesi non esiste come partito, esiste solo come gruppo Infatti, parlamentare, e ha insomma, anche posizioni un po' quell'area lì. diverse al suo interno, perché ho visto uno Stefano Fassina entusiasta dell'ingresso della Lega in maggioranza. Sì, aveva anche fatto appello affinché Fratelli d'Italia entrasse a sua volta Fassina. C'è stata questa dichiarazione interessante. Ci sono un sacco di domande, io direi vediamone qualcuna anche a schermo. Federica Sanna, che salutiamo, dice: l'adesione di Salvini potrebbe essere in qualche modo legata alla durata del governo?
Ma 2 giorni fa avrei detto sì, oggi non lo so. Tu che dici, Giovanni? Io dico che comunque è un governo che avrebbe la maggioranza anche senza l'appoggio di Salvini al momento. E quindi è difficile mettere condizioni di questo tipo. Però fino a che non abbiamo la maggioranza definita, non possiamo dirlo con certezza. Però è un governo con maggioranza larga, non ha partiti che hanno la golden share e hanno la possibilità di essere decisivi o meno. E questo limita un po' i veti. C'è un'altra domanda, non ci chiedono il PD, esce, entra, non entra, ci dicono ma c'è un qualcosa per cui il PD potrebbe non entrare, potrebbe togliere il sostegno a Draghi? Tu che ne pensi? Secondo me il tema su cui i due partiti PD e Lega possono avere frizioni importanti e non trovare mai un accordo è l'immigrazione soprattutto. E io su quel tema devo Tanto dire. Salvini no, non è che l'ha tolta dal tavolo, anzi, ne ha parlato parecchio anche oggi. Fatico a vedermi i due sedersi al tavolo, Zingaretti e Salvini, e uscirne con una posizione comune. Su questo ci sarebbe maggioranza nel governo, però comunque Italia Viva su questa è una posizione non ambigua, 5 Stelle ce l'hanno ambigua, Questione dipende da con chi governano. esatto, quindi non sappiamo in questo governo ter con chi starebbero, però quello è un tema che può causare grandi frizioni. Le bimbe di Draghi, niente meno, ci chiedono quanto è possibile un governo della non sfiducia, cioè un Non mi governo di pare all'ordine minoranza. del giorno. No, anche perché I primi da un giorni lato ne parlavamo, vero? sì, no, è vero, se ne parlava all'inizio quando non si capiva se 5 Stelle e Lega potessero essere la partita. Diciamo che un Esatto. governo di minoranza lo vedo poco per due motivi. Il primo è che sarebbe un governo comunque debole, soggetto a cadere per una folata di vento. Secondo motivo, perché ho l'impressione che ormai, per come si sono messe le cose, insomma, la Lega sia molto probabile come partito a sostegno, 5 Stelle anche abbastanza probabili, e insomma, in quel caso i numeri sono altro che non sfiducia, sono quasi plebiscitari Mi per pare ci sia una Draghi. tendenza chiara a fare la gara a chi entra per primo in questo governo al momento. Qui la rovescia, Peppe, ci dice: potrebbe succedere che Draghi decida di non accettare il sostegno della Lega? Mi pare molto difficile. Ma anche perché insomma il Presidente della Repubblica ha dato una Sì. chiara indicazione. Quello che può succedere è Draghi che si espone dal punto di vista tematico, magari nel secondo giro di consultazioni, mettendo in difficoltà qualcuno. Questo sì, però E non ce lo vedo. Direttamente porre dei veti, anche perché nel momento in cui ha detto di sì all'incarico che gli ha conferito Mattarella, ha detto di sì anche alla necessità di cercarsi una maggioranza il più ampia possibile, no? In Parlamento. Quindi la logica stessa del suo mandato mi pare che lo escluda. Beh, mentre io non escludo che lui possa, nel secondo giro di consultazioni, dire un po' come la pensa su certe tematiche, magari immigrazione inclusa, e lì magari qualcuno può. Qui diciamo una domanda, abbiamo un piccolo congelamento su Giovanni, ma andiamo avanti. Dopo mi sono Pietro dice: è contenuto. possibile che il governo Draghi resti anche nella prossima legislatura? Diciamo che non sappiamo neanche se resti per tutta questa, mi pare prematuro immaginare per la prossima, anche perché 2022, insomma, si vota il Presidente della Repubblica. E il nome di Esatto, Mario Draghi è abbastanza indiziato, no? decisamente. Poi continuiamo a dire che nella politica italiana non si sa mai, però ad oggi è il primo nome che farei. Penso anch'io. Invece sul lato 5 Stelle, Di Battista uscirà dal 5 Stelle, creerà un suo partito, come lo vedi? Continua a agitarsi abbastanza Mi pare si stia fuori dal agitando Parlamento. molto e che la possibilità sia più che concreta, anche perché ormai
veramente c'è a gara quanti prendono posizioni di distinguo all'interno dei 5 Stelle negli ultimi mesi. Lui mi pare l'unico che ha un profilo di leadership tra quelli che hanno posizioni critiche. Io sento un po' di frusci, devo confessarti, Giovanni, quando parli, si capisce, credo, ma sento qualche fruscio. Intanto c'è il buon Cianfanelli, che salutiamo. Il fatto che tutto giri sulla spaccatura europeisti anti-UE mi pare poco comprensibile per l'elettorato. È vero, cioè il tema europeismo possiamo dire che è un tema che piace tanto alle redazioni, tanto a noi analisti. Ma non è che sia, diciamo, una questione che scalda gli animi del paese e su cui si divide il paese. Sono abbastanza d'accordo con Francesco. Condivido anch'io, non è la linea di frattura dell'opinione pubblica italiana oggi. Tra l'altro, dicevo una cosa oggi su Sky e poi ho controllato i dati puntuali. L'elettorato di Forza Italia è meno europeista di quanto, secondo me, pensino molti analisti, molti osservatori di politica. Nostri dati dei mesi scorsi dicono che più del 50% degli elettori di Forza Italia non ha fiducia nell'Unione Europea. È un dato sensibilmente diverso da quello del PD. Nell'elettorato del PD circa un 20 e qualcosa per cento non ha fiducia nell'Unione Europea. Tu come ti spieghi questa differenza di percezione tra Forza Italia come classe dirigente e Forza Italia come elettorato, che nonostante tutto, secondo me, è meno lontana dal resto del centrodestra di quanto pensiamo? Ma comunque c'è da dire che il clima nei confronti dell'Unione Europea è migliorato negli ultimi mesi, ma in generale nel Paese non è di entusiasmo oggi. Non è neanche un clima antieuropeista, ma sicuro non è un clima di entusiasmo nei confronti dell'Unione Europea, anche se i nostri stessi sondaggi ci dicono che negli ultimi mesi è un po' cambiata questa tendenza a livello d'opinione. Io ho un tema che vorrei lanciare e su cui vorrei sentire la tua opinione, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ma insomma, Giuseppe Conte, secondo te, che fa in questo governo? Molti dicono che potrebbe entrarci. Ma il punto è questo: se Conte entra nel governo, in che veste entra nel governo? Cioè, io fatico a immaginarlo anche per le prese di posizione ultime che ha avuto, diciamo, la famosa scena del tavolino in cui ha lanciato dei messaggi sul 5 Stelle. Il fatto che abbia partecipato questa mattina alla riunione del 5 Stelle, prima che la delegazione con Grillo andasse da Draghi. Insomma, il punto è che forse Conte entrerebbe nel governo a quel punto come esponente del Movimento 5 Stelle, no? E questo toglierebbe una casella al Movimento. Quindi non sono neanche così sicuro Toglierebbe che. anche a Conte Certo. quest'aura da Certo, da terzo, da parte, sì, esterno. esatto. Però ecco, toglierebbe una casella al 5 Stelle, andando proprio sul concreto. Quindi non sono neanche così convinto che nel 5 Stelle siano entusiasti di usare una delle loro caselle per Conte, messa così. Ti convince? Ti sembra una preoccupazione eccessiva? No, mi pare seria come cosa. Tra l'altro, leggo tra i commenti Giuseppe Conte, Presidente della Repubblica. Secondo me era un nome credibile qualche mese fa. Oggi Sì. sento Sì, di escluderlo, ma qualche mese fa era un nome credibile che univa quella nuova maggioranza che si era formata per eleggere il Presidente della Repubblica e evitare che lo eleggesse la ecco. destra, e lui univa quei partiti. Oggi sicuramente non più. Ecco, questo è molto importante come passaggio, anche perché nei mesi scorsi e ad agosto 19 tutti a dire: attenzione, questo nuovo governo giallorosso nasce soprattutto in vista del Quirinale, in vista del rinnovo del Presidente della Repubblica, no? Del 2022. Cambia qualcosa però adesso, perché diciamo, la maggioranza di governo probabilmente non sarà più una maggioranza PD 5 Stelle sostanzialmente,
ma sarà una maggioranza con dentro pezzi importanti del centrodestra. Quindi, in un certo senso, una delle ragioni essenziali per cui era nato quel governo, no? Cioè intestarsi anche un po' politicamente il nome del successore di Mattarella, potrebbe venir meno o potrebbe lasciare spazio ad altre soluzioni. Draghi è un nome, ma potrebbe esserci anche qualche altro nome oltre a Draghi con ambizioni quirinalizie oggi che non poteva avere un mese fa. E qualcuno che magari aveva ambizioni quirinalizie un mese fa, la butto lì, Dario Franceschini, che oggi fa molta più fatica a immaginarsi eletto al Quirinale. Cosa ne Certo. pensi? È saltata questa cosa? Ma è un po' saltata, e Salvini su questo ha completamente scompaginato salendo sul carro del governo, nel senso che si siederà al tavolo insieme agli altri quando sarà da discutere dei nomi per la presidenza della Repubblica. E no, vedo difficile in un contesto in cui si governa tutti assieme fare una convenzio ad excludendum della Lega. Però comunque sarà un tema molto interessante dei prossimi mesi. Mi aspetto un nome che parli al paese in modo ampio, che non sia troppo catalogabile politicamente. E Tipo qua si Draghi. propone Gianni Letta, mi pare fin troppo, tipo Draghi assolutamente, Gianni Letta mi pare fin troppo schierato politicamente, anche se sicuramente piace a molti anche a centro-sinistra. Di sicuro io penso che se Draghi non sarà il prossimo Presidente della Repubblica, noi tra un annetto poco più staremo parlando della possibile nascita di un partito di Draghi. Abbiamo appena abbandonato le Il analisi partito sul di partito di Conte, Conte. però a quel punto, se non ha uno sbocco istituzionale diretto, avrà probabilmente visto che sarà una presidenza che potrà gestire molti soldi, potrebbe avere un consenso tale da quantomeno farci iniziare a speculare su questo tema. Devo dirti, a me pare difficile che, diciamo, lo schema di gioco di Draghi non preveda il Quirinale, cioè la spiegazione più lineare mi pare essere che Draghi abbia accettato questo tentativo, sapendo che questo tentativo ha nel 2022 uno sbocco successivo al Quirinale. Sono d'accordissimo. C'è un altro fattore, però, e questo risponde anche a Mike e ad altri che facevano domande su questo. Allora, sicuramente un Presidente del Consiglio che uscente, per così dire, nulla impedisce che diventi Presidente della Repubblica da Costituzione. Ci sono diversi casi di Presidenti del Consiglio, o meglio, che erano stati Presidenti del Consiglio in passato, che sono poi andati al Colle. Ciampi, ma anche Cossiga, per esempio. Certo, nessuno è mai diventato Presidente della Repubblica, diciamo, da Presidente del Consiglio. Questo sarebbe eventualmente una novità, ma il punto politico è un altro, no, Giovanni? Se Draghi nel 2022 sale al Quirinale, no? Viene eletto lui alla presidenza della Repubblica. Tu ce lo vedi un altro governo in questa legislatura e guidato da chi? Oppure pensi che a quel punto si potrebbe andare a votare nel 2022 anziché il 2023 per le elezioni Ad politiche? oggi per me si andrebbe a votare nel 2022, però siamo lontani, cioè veramente manca tanto. In Italia non è mai facile tornare a votare, quindi non è nulla è scontato. Io aggiungo come elemento che sì, tutto porta a Draghi Presidente della Repubblica oggi, però uno manca un anno, ed è tanto un anno. Due, Anche una settimana è tanto, come abbiamo infatti, visto. due, devo dire, Draghi al momento non ha grandi nemici, ma diverse persone che ambiscono allo stesso ruolo, che stanno in Parlamento e che tatticamente sono abili in Parlamento e che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote se non è mai facile eleggere un Presidente della Repubblica. E Certo. questo Poi c'è lo scrutinio d'altro segreto, no? Anche un'altra. A noi malati di politica queste cose poi divertono tantissimo, un po' le speriamo anche che ci sia un'elezione complessa all'ultimo ora. Scoppiettante. Esatto. Scoppiettante, come il 2013, ad esempio. Invece il 2015 fu abbastanza Esatto. lineare. Mattarella fu una grande mossa tattica di Renzi che tolse un po' di argomenti.
a tutti i critici. Marco dice, beh, sempre la possibilità che Marta Cartabia non accetti il ministero, si parla del Ministero della Giustizia, per lei, per poter essere eletta Presidente della Repubblica, beh, una cosa non esclude l'altra, anzi, tutto sommato una personalità con un ruolo istituzionale di ministro, insomma, non dico che abbia più chance di diventare Presidente della Repubblica, ma perché no? Se così non fosse. Cioè, se ipotizziamo Marta Cartabia diventasse Presidente della Repubblica senza aver mai ricoperto una carica politica, strettamente intesa, è stata ovviamente Sarebbe una Presidente prima della volta. Corte, sarebbe credo la prima volta, forse bisogna vedere Einaudi nel 48. Penso sia già Einaudi fu vicepresidente del Consiglio, secondo me. Infatti, fu nel governo. Tra l'altro, diciamo a tutti che io e te, prima che chiudesse il paese per la pandemia, siamo stati insieme a Martina al museo di Luigi Einaudi ad Come no, Ogliani. Grande museo. a Dogliani, confermo. E no, effettivamente mi pare che fosse stato ministro o vicepresidente del Consiglio, insomma, Secondo in me, un ministro al bilancio governo. e vicepresidente del Infatti, Consiglio. infatti, infatti, infatti. Comunque, insomma, questo per tornare a Marta Cartabia, sarebbe in realtà la prima volta nella storia italiana di un Presidente della Repubblica che non ha mai avuto un incarico politico strettamente inteso, quindi non vedo in questo senso problemi. Beh, Davide parla di scissione 5 Stelle con Conte da una parte e Di Battista dall'altra, questa è anche una possibilità. Simone propone Conte sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che sarebbe interessante Tanto come. si riparla di nuovo tanto di Giorgetti in quel ruolo. Sì, appunto, nuovamente lega Dice profilo un ministero istituzionale. diverso, probabilmente l'istruzione, e un altro ministero e Giorgetti sottosegretario come schema che ha in testa Salvini. Istruzione ti ha stupito di questa voce, ovviamente parliamo di voci, però ti ha stupito che la Lega chiedesse. Secondo le Guarda. voci di questo ministero. Secondo me è molto prematuro adesso ragionare delle caselle, non abbiamo neanche la certezza di quali siano davvero i partiti che prendono parte all'operazione, quindi secondo me adesso siamo in un campo in cui è ancora presto per capire chi, dove, come. C'è però una riflessione più generale a cui ci invita Marco con la sua domanda, dice: pensate ci sia la possibilità che Mattarella possa in qualche modo intervenire in quanto non si stanno seguendo le direttive sul governo tecnico. Adesso ti chiedo come la pensi tu. Diciamo che forse è improprio parlare di direttive, no? Come dicevamo anche l'altro giorno, era stato abbastanza vago Mattarella volontariamente, secondo me. Quindi era facilmente, cioè era interpretabile in modi diversi questa sua posizione. Non penso possa intervenire, ecco. Penso comunque lascerà tra l'altro una certa libertà a Draghi. Una volta che chiami Draghi, non gli dici fai esattamente quello che voglio io. Sì, la mia perplessità su questa domanda è anche il fatto che non è propriamente una direttiva quella che il Presidente della Repubblica espone, esprime nelle sue dichiarazioni, no? Nel momento in cui dice che poi avrebbe dato un incarico per formare un governo. Sono, diciamo, indicazioni. Rispetto alle quali però poi noi siamo in una repubblica parlamentare, non in una repubblica presidenziale, né tantomeno in una monarchia, no? E quindi alla fine poi è il Parlamento che decide, alla fine sono i partiti che hanno il diritto e il dovere di decidere che forma dare a questo governo. Quindi non sono direttive, non è neanche nel compito del Presidente della Repubblica bacchettare i partiti, no? Perché Certo. fanno di testa loro, è Eravamo proprio il loro abituati ad ruolo. Napolitano che aveva un approccio molto da bacchetta in mano, però è vero che non è il ruolo del presidente. Va Vediamo. bene, ci Qualcosa sono. mi dice che comunque ci saranno altre dirette U-Trend serali Io per direi, parlare di crisi. secondo me domani possiamo prendercelo di riposo, visto che non sono previsti grandi sviluppi nella giornata di domani. Però ecco, lunedì e martedì mi sa che torneremo a sentirci perché potrebbe davvero
chiudersi, no? Questa partita tra lunedì e martedì con il secondo giro di consultazioni. C'è chi parla però di tempi lunghi per il governo. Sentivo dire anche una settimana, insomma, potrebbe prendere più tempo del previsto la formazione del governo. Renzi ci aveva Vediamo. detto che avremmo chiuso tutto entro oggi, domani. Vediamo cosa succederà. Comunque è quasi un mese, no? Che è aperta questa crisi. Se passa ancora una settimana, credo sia un mese esatto, perché se non sbaglio era il 13 gennaio, quando Renzi ritirò la delegazione dal governo. Quindi, insomma, Chiedono di vedere il tuo gatto prima di chiudere. crisi breve, eccolo qua. Eccolo qua. Tra l'altro ha un nome politico, o meglio, è omonimo di un noto leader politico perché si chiama Silvio, quindi diciamo che andava inquadrato anche per questo. Va bene, io direi che ci possiamo salutare. Tu Ege ce l'hai a portata, Giovanni? Non ce l'ho a portata, ma Mannaggia. Vabbè. facciamo un gatto a sera. Ieri c'era Ege in calore che ha disturbato un po' la diretta. Oggi c'è Silvio e domani, dopodomani ripartiamo con Ege. Con piacere, grazie a tutti voi che come sempre tantissimi ci avete scritto, fatto domande, ci avete ascoltato, grande pazienza, grazie infinite. Domani pausa, salvo breaking news. Domani, Sai che partita c'è domani sera? che no, non lo so, potrebbe esserci il Milan, non so perché oggi è stato Juve-Napoli, ieri l'Inter, quindi forse il Milan, non lo so. E grazie ancora, un saluto a tutti, a presto. Saluto a Radio tutti. Crisi vi saluta. Ciao Giovanni. Ciao a tutti.